Quando si parla di terremoti e dei loro effetti distruttivi, una delle domande che le persone fanno spesso è: ma sono più pericolosi o più distruttivi i movimenti sismici ondulatori o sussultori? La risposta ovviamente non è semplice, perché le onde sismiche imprimono sempre un movimento complesso e irregolare agli edifici, e non è così facile separare questi movimenti in maniera netta tra ondulatori e sussultori. Di solito i progettisti lo fanno solo per semplificare i loro calcoli strutturali. Nel caso delle onde sussultorie, cioè quelle che imprimono un movimento verticale del terreno, entra in gioco la gravità e i calcoli in genere sono un po' più semplici da fare. Quando l'edificio si solleva insieme al terreno verso l'alto, la gravità diminuisce, come quando lanciamo in aria un pallone. Quindi è come se tutto fosse più leggero. Quando torna verso il basso, subisce un'accelerazione di gravità ed è come se pesasse molto di più. In questo caso, le pareti verticali dell'edificio, ovviamente muri e anche i pilastri, devono sopportare un peso maggiore del solito e lavorare di più a compressione. Se ce la fanno, quindi, l'edificio rimane in piedi, altrimenti l'accelerazione può causare in alcuni casi anche il crollo delle strutture.